Cominciamo con la geografia, questa è la zona di Roma dove siamo, per chi non è di Roma si va dal Gianicolo al mare fino all'aeroporto di Fiumicino, all'aeroporto di Fiumicino e al mare, la zona di Ostia. Una zona molto vasta, fatta di quattro distretti che pare che verranno smembrati e divisi in nuove organizzazioni strutturali. Comunque l'area è di circa 600.000 abitanti, è un'area anche con una vasta variabilità, perché è l'unica area in cui c'è espansione edilizia, almeno non abusiva, diciamo, in Roma. E adesso ci chiamiamo anche Roma 3, abbiamo cambiato. Allora, il rapporto tanti anni fa, ma non credo sia certamente migliorato, casomai è peggiorato per le altre ASL laziali, tra operatori e pazienti ci vedeva all'ultimo posto. Però noi ci siamo sempre occupati di organizzare dei percorsi particolari, speciali, per i pazienti all'esordio di almeno all'esordio di psicosi. E già un primo manuale l'avevamo fatto con un percorso di cura già nel 2000, ci avevamo lavorato dal 99 al 2000. Ora, quello che noi sappiamo è che gran parte dei danni, questo è diciamo un riassunto McGorry, che diciamo questo movimento per Psychiatric Times nel 2011, e vedete che lo score della GAF si abbassa, come diceva il professor Delle Chiaie, già molto prima dell'esordio ufficiale della patologia. Allora, noi abbiamo cercato di occuparci di tre gruppi di pazienti: i casi a rischio, i casi che hanno già avuto un esordio psicotico, cercando di mettere in atto azioni per ridurre la durata di psicosi non trattata, e un accompagnamento nel periodo critico dei 3-5 anni successivi al primo episodio. Ora, anche se il simposio è dedicato ai casi a rischio, di fatto la cosa che è stata più facile per noi è stato trattare i casi già esorditi. Si può dire subito perché. Perché noi siamo un servizio per adulti, lavoriamo dai 18 anni in su, e diciamo che se potessimo, e come stiamo facendo, poi lo mostrerò, lavorare con i neuropsichiatri infantili, molte situazioni di disagio riusciremmo a intercettarle ancora prima. Allora, c'è una serie di bisogni, una serie di necessità che questo tipo di ragazzi hanno, in particolare di essere trattati in un contesto che non sia del tutto confuso con quello dei pazienti adulti strutturati, per motivi di stigma, per la paura dei giovani, per la paura delle famiglie, per la difficoltà di entrare in contatto sia con le famiglie sia con la scuola e altre istituzioni che si occupano di giovani. E questo un po' sono gli elementi fondamentali sui quali ci siamo fissati: il bisogno di cura precede la diagnosi formale, una stessa terapia se erogata in ritardo non ha lo stesso effetto, sono sempre i criteri di McGorry. Allora avevamo questo quadro qua, che è molto vasto. Su alcune aree siamo riusciti a lavorare, per esempio nella scuola riusciamo a lavorando nei pazienti che già stanno male, a rischio o esorditi, partecipando ai GLH, mandando le relazioni per i bisogni scolastici, per i bisogni speciali evolutivi. E siamo riusciti in circa 8 anni a accompagnare alla maturità, presa veramente, non presa con le scuole, magari
a pagamento, eccetera, ma presa veramente a scuola, nella scuola pubblica, a una ventina di ragazzi. Allora, ci siamo mossi su tre aree: l'area del mondo in generale, la scuola, l'associazionismo e il lavoro, l'area delle competenze di altri servizi, in particolare quello che noi chiamiamo TSMRE e sarebbe per età evolutiva, corrisponde alle UOMPIA, con cui abbiamo, all'inizio avevamo una delibera di collaborazione e adesso sono stati accorpati nel nostro dipartimento e il lavoro sta diventando ancora più stretto. E poi le competenze interne al DSM. C'è una vecchia polemica, bisogna fare servizi specialistici o generalisti per trattare questi pazienti all'interno dell'ambulatorio del CSM o vanno invece creati ambulatori specialistici. Noi abbiamo utilizzato un modello a rete. Vedete, diciamo, nella colonna a sinistra avevamo già delle aree, cioè delle persone che a livello dipartimentale lavoravano su una serie di competenze, per esempio la valutazione cognitiva o un centro diurno sportivo. A destra invece vedete divisi per colonne i servizi distretti per distretti e nei servizi c'erano già dei nuclei giovani, come c'erano dei nuclei giovani nei due SPDC. Perché non siamo riusciti a fare un ricovero differenziato per le urgenze. Poi abbiamo dei rapporti di collaborazione, come diceva il professor Delle Chiaie, con le strutture convenzionate, ma per il ricovero ci dobbiamo ancora rivolgere all'SPDC generale. Siamo riusciti a mettere insieme le competenze delle aree sulla colonna di sinistra con i colleghi che si occupavano delle varie attività nei vari distretti, nell'area di destra. Così, senza farla lunga, se questo è il dipartimento, quelle in rosso sono diventate, o cerchiate in rosso, delle aree con delle competenze o totali o parziali, diciamo, sugli esordi psicotici, creando una rete di relazioni. Andiamo avanti perché sennò diventa molto complicata. Ci ha aiutato molto avere una cartella clinica online che permette a tutti di leggere le informazioni e abbiamo creato un sistema in cui i pazienti possono viaggiare tra i CSM, il NIP, che sarebbe il nucleo di intervento precoce nel quale lavoro io e che avrebbe una funzione un po' di raccordo e di sviluppo di valutazione e di alcune azioni riabilitative, la comunità terapeutica e il centro diurno sportivo. Facciamo delle riunioni, i pazienti, anche se sono di distretti non strettamente nostri come area geografica, vengono condivisi e possono transitare in tutto il dipartimento, il che non è facile col traffico di Roma e non so se vi rendete conto, ma l'ampiezza di quell'area è forse come tutta Milano, ecco. E il NIP, diciamo, è il piccolo villaggio, è questa struttura molto piccola dove c'è questo nucleo che fa l'assessment e una serie di interventi immediati. Lo scorso anno abbiamo avuto trattato 45 pazienti con queste diciamo aree. Quando diciamo rischi qui, però, nella terza colonna, non ci riferiamo a un assessment così completo come quello che può fare il professor Delle Chiaie, ma a qualcosa di molto più limitato. In particolare sono persone che hanno alti punteggi all'ERI-RAUS e la FBF, che sono più facili da fare per noi, ma un po' meno discriminanti. Questi sono i criteri base che usiamo: fare un intervento sincronico, cioè non fare la riabilitazione due anni dopo, ma contemporaneamente e dedicata, non nei centri per i pazienti veterani, integrare i vari interventi, flessibile in base al paziente e valutabile. Il percorso ci porta alla recovery e vogliamo utilizzare una visione in cui la visione più tecnologica con delle tecniche specifiche e una visione strategica invece di sostegno all'abitare, al lavoro, alle relazioni, diciamo, siano integrate insieme e non viste come aree separate o addirittura come aree reciprocamente escludenti.
Questo è un po' il meccanismo, quello che noi facciamo è una valutazione clinica, una valutazione cognitiva, una valutazione parziale della cognizione sociale e metacognizione, una valutazione dei ruoli sociali, una valutazione della famiglia, poi vedremo, e del contesto sociale. Forniamo un intervento farmacologico, l'IPT di Brenner per gli interventi sull'area cognitiva, alcuni gruppi che non tutti gli anni riusciamo a fare per l'area della cognizione sociale, il sostegno scolastico, che vi dicevo, e la formazione e la ricerca del lavoro. Per la famiglia c'è la psicoeducazione, il counseling, interventi e gruppi per i familiari. Devo dire, siamo riusciti a sedurre delle brave colleghe familiariste. È tutto evidente che il giorno che va in pensione la collega e fa la valutazione cognitiva non la fa più nessuno, il giorno che vanno in pensione le colleghe e fanno la terapia familiare non la fa più nessuno, perché non c'è ricambio. Dal punto di vista clinico facciamo BPRS o PANS, la ONOS, la ERI-RAOS e la FBF di Sulvold e una raccolta anamnestica strutturata. Poi abbiamo un protocollo neuropsicologico che misura attenzione selettiva, memoria breve a lungo termine, abilità logico-deduttive e flessibilità cognitiva. Non mi soffermo. E poi facciamo il modulo, solamente il primo modulo, quello sulle abilità cognitive dell'IPT di Brenner, e abbiamo avuto miglioramenti significativi alla memoria a lungo termine e alla flessibilità cognitiva. Lo scorso anno su Rivista di Psichiatria abbiamo pubblicato un nostro piccolo articolo, salto tutto quanto perché è troppo lungo, ma arrivo alle conclusioni. Abbiamo avuto l'impressione, confrontando due gruppi, uno che ha fatto la riabilitazione cognitiva dopo 3-5 anni di patologia, uno che l'ha fatto entro il periodo critico, entro i primi 18 mesi, che farlo, molto anticipatamente ha dei vantaggi, soprattutto nell'area della flessibilità cognitiva. La collega, è meno convinta, però forse noi siamo sempre un po' indietro rispetto all'Accademia, riguardo agli aspetti della memoria, e invece è molto legata al Wisconsin nella valutazione. Perché in effetti, se voi guardate i pazienti veterani, avete una riduzione significativa del Wisconsin dopo alcuni anni di malattia. Poi facciamo una valutazione di cognizione sociale, questo Adult ICE Test, che è sulla lettura delle espressioni visive. Facevamo anche il PEN, che forse è più adatto, ma in questo momento non possiamo farlo, è un quoziente di empatia. E poi facciamo alcune scale per la metacognizione vera e propria. E già solo l'ICE test, che sembrava molto promettente, la letteratura più recente invece lo ha un po' ridimensionato, perché poi è un test un po' complesso, che unisce varie aree, studiato all'inizio per l'Asperger, ma comunque vedete che i punteggi medi più bassi per i pazienti già ammalati, è un po' più alti, anzi quasi nella normalità per i pazienti a rischio. Poi abbiamo fatto dei gruppi per il mantenimento dell'abilità, il gruppo LAS, adesso ve lo risparmio, vedendo un incremento, un miglioramento proprio dell'ICE test e anche di alcuni altri dati, e uno più complesso fatto con il centro di terapia metacognitiva, abbiamo fatto una collaborazione sul molto più complesso, sulla metacognizione, che è durato quasi un anno. Abbiamo fatto anche qui, pubblicato delle cose, almeno in volume. Sulle famiglie, oltre alle varie cose, abbiamo partecipato allo sviluppo della versione italiana quarta del FACES quarto di Olson, che ci dà delle indicazioni sul funzionamento familiare, che ci servono per discriminare vari sottogruppi di famiglie rispetto alla coesione, alla flessibilità, eccetera. Okay. Salto tutto. Scuola e lavoro, appunto vi dicevo, molti hanno raggiunto ottimi risultati. Una collaborazione con la FISE, con gli sport equestri, che funzionava molto bene ma è molto onerosa in termini economici. E poi una cosa che stiamo facendo ora con un gruppo teatrale di persone, del real world, non di persone con problemi particolari, per cui questi ragazzi vengono immessi in gruppi teatrali di coetanei
senza compromissioni, diciamo, e sta andando molto bene. E questa è l'idea nostra, sempre di guardare, di agganciarci alla realtà e non separare questi ragazzi dalla realtà. Stummer wir von dem,